Oggi è il Bike to School Day, ultimo venerdì del mese, il giorno in cui si va in bici a scuola. A prescindere, noi ci andiamo armati di tutto punto. Sei pronto, Valerio? Yeah. Spara a quello, sì. Guarda come si è messo. Bravo. Vai, Valerio, c'è un altro furgone in doppia fila. Sparalo. E un colpetto lo darei anche a queste auto che ci restringono il passaggio. Che ne dici? Lasci l'auto in doppia fila, arriva Valerio e ti spara le gomme. Vai, Valerio, spara a questo. Vai, tu. Non sta scritto da nessuna parte che lo spostamento casa-scuola non possa anche diventare gioco per i bambini. Ah, e qua guardate come ci sentiamo tranquilli. Questa è la famosa ciclabile fatta con la vernice, con le macchine in mezzo alla strada. In realtà, come potete vedere, per noi sono un grandissimo corridoio in sicurezza. E la ciclabile deve intendersi con prolungamento del marciapiede. Le auto non stanno in mezzo alla strada, è come se il marciapiede arrivasse fino a quel punto. Ed eccoci qua, siamo arrivati a scuola. E adesso qua parte la strage, Valerio. Spara. Scusato, Valerio. Bene, allora a scuola. Valerio. Allora, il Bike to School Day è stato istituito per dare un appuntamento, una routine, un appuntamento fisso alle persone che vorrebbero provare ad andare in bici a scuola, a rinunciare alla dipendenza da automobile, ma che non trovano mai il tempo e il coraggio per farlo. Non siete soli in questo, se ci avete pensato contattate l'associazione Bike to School Roma e chiedete informazioni, qual è la vostra scuola e se ci sono dei compagni o delle persone che già si muovono nello spostamento da casa a scuola in modo alternativo all'automobile. Come potete vedere, purtroppo viene ad ingombrare parti della strada che mettono a rischio sia le persone che si muovono in automobile che quelle che si muovono diversamente. In questo caso, per esempio, l'automobile riduce drasticamente la visibilità di chi attraversa sulle strisce, mettendone a rischio la vita. Sono cose queste qui di cui purtroppo non siamo consapevoli. Immersi nella solita routine, non vediamo alternativa all'utilizzo dell'automobile, anche se la maggior parte dei ragazzi che frequentano questa scuola abitano a meno di un chilometro dalla scuola. Difficile responsabilizzare le persone, sicuramente chi ha la responsabilità di far sì che tutto ciò termini sono le amministrazioni e le forze di polizia municipale. Comunque, non stiamo qui ad invocare sanzioni e pene, cerchiamo di convincere le persone che portare i figli a scuola diversamente da un'automobile fa bene non solo alla salute dei propri figli, ma anche al loro sviluppo cognitivo. Non solo a questo, ma fa bene a tutta la città. Salutiamo gli amici di Life in Travel.